nostro professore allergologo Torino, dottor Ivan Trimarchi, buonasera. Buonasera. Professore, anche professore. No, professore, no. Ancora no. Vabbè, ci stiamo applicando. Lo è per noi siamo un po' come dei discepoli, no, qui, perché comunque impariamo molto da voi. Grazie. Allora, l'altra volta abbiamo parlato delle allergie, visto che stavamo alle porte, lo siamo tuttora, della primavera. Oggi in realtà andremo a parlare di un problema che, diciamo, va a sfiorare anche l'ambito, diciamo, dell'otorino, perché parliamo di acufeni. Vogliamo spiegare a chi ci ascolta esattamente di che cosa stiamo parlando. Potremmo banalmente ridurli a i ronzini nelle orecchie. Sì, infatti l'acufene è un suono anomalo che si sente nell'orecchio. Questi, proprio per una questione di standardizzazione, li cataloghiamo come a banda stretta e a banda larga. A banda stretta si intendono i suoni che interessano tre bande critiche. La banda critica consiste in un terzo di ottava, quindi più o meno un fischio, un suono di solito molto acuto. A banda larga invece quando interessano più di tre bande critiche, quindi più di tre frequenze dei terzi di ottava. Questo quindi può dare origine a ronzii, fruscii, rombi e via di seguito. Fare questa distinzione è molto molto importante, perché ci permette di avere comunque un'immagine della probabile eziologia, cioè da dove proviene, delle cause, perché le cause degli acufeni sono molto molto varie. Il nostro gruppo ne ha identificate addirittura 19 tipi differenti, ma probabilmente sono molto molto più vaste. Sì. Tra l'altro, di queste 19, 17 sono curabili, eppure abbastanza facilmente. Ma quindi, insomma, solamente 90%. No, perché poi dipende. Ah, okay. La percentuale di certo, di ognuna, di ogni tipo, il grado, diciamo. Sì. E quindi diciamo, però 17 sono abbastanza ben curabili e 2 invece sono anche curabili, però sono molto molto più problematiche. Quindi per esempio i rumori, i famosi rombi, quindi i rumori a bassa frequenza, solitamente sono facilmente curabili, perché sono dovuti a difetto della molto probabilmente, la maggior parte delle volte anzi, è dovuto a difetti della tuba uditiva, per cui curando i problemi della tuba uditiva si riesce a risolvere il problema, oppure se è dovuto al catarro, oppure a problemi comunque che interessano l'orecchio medio, non tanto l'orecchio interno. Sì. Invece, questo per la bassa frequenza. Per le basse frequenze, sì. E sono quelle più facilmente curabili. Invece poi abbiamo quelli che interessano le frequenze acute, e qui per esempio abbiamo già delle problematiche dovute all'articolazione temporomandibolare, addirittura dell'articolazione temporomandibolare, e poi del problema dell'aponeurosi palatina, cioè di tutto quanto il complesso muscolo tendineo che forma il palato e tutta quanta la muscolatura palatale, buccinatoria e via di seguito. Già noi abbiamo quattro tipi differenti, quattro problematiche differenti che interessano l'articolazione temporomandibolare. Qui noi otorini possiamo fare molto poco, solitamente ci dobbiamo appoggiare a dei bravi odontoiatri. Certo. Ma non esistono degli apparecchi, come si vede spesso, per... Quello è un condizionamento skinneriano, quella è la cosa più semplice da fare. All'inizio, quando abbiamo iniziato a studiare gli acufeni, e parlo nell'88 addirittura, sì, anche noi siamo caduti in questa specie di inganno, perché in realtà siamo andati a fare degli studi elettroencefalografici e abbiamo visto che tutte quante le persone che avevano
un acufene cronico, avevano un'alterazione del ritmo cerebrale a livello della corteccia prefrontale. Il ritmo cerebrale invece di essere alfa diventava delta e nella maggior parte delle volte, alcune volte anche teta. Quindi noi abbiamo cercato di riportare di nuovo al normale ritmo alfa la frequenza cerebrale, credendo che questo fosse dovuto al fatto della cronicizzazione dell'acufene. Invece nel proseguo ci siamo accorti che questa alterazione cerebrale si ha in tutti quanti gli stati di stress, cioè lo stress che comporta questa alterazione. Cosa abbiamo fatto? Un condizionamento skinneriano. Non so se avete presente i famosi esperimenti sui topi nel labirinto, che trovano il pezzetto di formaggio che è elettrificato, per cui il topo va a toccare il pezzo di formaggio elettrificato, sente la scossa e quindi svicola. E piano piano impara impara anche il percorso. Sì. In realtà tutti questi meccanismi noi lo facevamo con il neurofeedback, cioè insegnavamo al paziente mediante l'immagine, proprio riusciva a vedere come si comportava la sua corteccia prefrontale e gli insegnavamo a riemettere di nuovo il ritmo alfa. È la cosa incredibile, dopo 3-4 applicazioni il paziente imparava da solo a capire quando emetteva le onde giuste e quando le onde invece erano delta, quindi diciamo dopo 5-6 applicazioni era in grado comunque di poter eseguire da solo questo metodo di per non essere più preso dallo stress di questo acufene. In realtà che cosa succedeva? L'acufene lo continuava a sentire normalmente come lo sentiva prima, però non gli dava più tutto quanto lo stress che certo, gli provocava. Perché poi questo stress si genera soprattutto in situazioni di silenzio. Normale, perché perché in mezzo a altri rumori, la città, le macchine, i rumori coprono no? Perché il dramma è quando magari si sta da soli a riposare, per esempio. Normalmente sono rumori molto sottili, certo. di 5 decibel. Oddio, ne ho trovati anche alcuni erano di 12-15 decibel, ma sono rumori molto forti, 12-15 certo. decibel. Ma solitamente sono tra i 3 e i 5 decibel e quindi vengono facilmente coperti dal suono di sottofondo. Gli altri tipi di condizionamento skinneriano sono il biofeedback oppure i famosi apparecchi che si mettono che danno un rumore a banda larga che copre l'acufene. Questo non significa che l'acufene venga scompaia, l'acufene rimane sempre, però uno si abitua a sentirlo certo. e non dà più il problema. Questo è il meccanismo. Continuando, poi noi abbiamo altri tipi di acufene, come abbiamo detto, dell'orecchio medio abbiamo 5 tipologie differenti. Poi abbiamo l'orecchio interno, in cui sono compromesse vari meccanismi cellulari. Uno di quelli più difficili da curare è l'alterazione che si ha a livello delle cellule ciliate esterne, cioè la differenza di potenziale che esiste tra l'interno e l'esterno delle cellule ciliate esterne è meno 75 millivolt. Per fenomeni metabolici di invecchiamento e via di seguito, per traumi, questa differenza di potenziale si abbassa. Se noi riusciamo a intervenire
prima che si ha un depauperamento del 20% della differenza di potenziale, siamo in grado di riportare della restituzione ad integrum, di riportare il paziente a uno stato normale. Quando invece si interviene oltre una perdita di differenza di potenziale superiore al 20%, invece non abbiamo più possibilità di recupero, perché i microtubuli che sono deputati al trasporto degli elettroliti da una parte all'altra della cellula sono completamente ripiegati su loro stessi, e questo fa sì che noi non abbiamo più nessuna possibilità di intervento. Questo meccanismo, tra l'altro, è molto interessante, perché è lo stesso meccanismo che interviene nella presbiacusia, cioè con la perdita uditiva che si ha negli anziani. Altro problema sono quelli invece a livello nervoso centrale, e questo è l'altro grosso problema quando abbiamo una sindrome compressiva direttamente sul nervo. Anche qui è da valutare quanto convenga fare un intervento, cioè se c'è un kinking di un'arteriola e via di seguito o no, oppure se c'è un tumore. Vabbè, certo, lì. Non è detto, perché per esempio alcuni tumori a lenta crescita forse conviene seguirli nel tempo e intervenire, intervenire in momenti specifici, però non è detto, non è così assiomatico, sì, l'intervento, pure perché adesso comunque ci sono dei sistemi di radioablazione e via di seguito, insomma abbiamo diverse possibilità. Però devo dire che l'interventistica risolve non molto i problemi di acufeni. Esistono anche altri tipi di acufene, addirittura, che possono originare da punti molto lontani del cervello, perché comunque vengono interessati uno o qualsiasi dei nervi cranici. Comunque questo è il problema. Spero di essere stato abbastanza sintetico. No, assolutamente, però è andato molto ordinato, insomma abbiamo toccato tutti i punti in maniera ordinata. Allora, dottor Ivan Trimarchi, come sempre, per contattarla, come, dove e quando eventualmente, anche per un problema simile? Allora, lo studio mio è via Zara numero 9, sì. Studi Medici Associati, il numero di telefono è lo 06 44 29 0041. Grazie e buonanotte a tutti quanti. Grazie dottore, è stato un piacere.